Ho già sbagliato tutto. Ma buongiorno, finalmente eccomi qua a fare il video che mi avete chiesto in tantissimi, ovvero quello delle borse che ho utilizzato nel mio mini cicloviaggio nelle Langhe, Cuneese e Torinese. Non è vero, non me l'hanno chiesto in tanti, l'hanno chiesto solo due persone, ma chi sono io per negarlo anche solo a quelle due persone? Perciò andiamo avanti. Ok, dai, non siamo qui a disquisire su quante persone me l'hanno chiesto, chi me l'ha chiesto, poco importa. Quello che importa è che adesso vi farò questo video dove vi racconto cosa mi sono portato e con che borse ho viaggiato. Chi mi conosce, chi mi segue già da un po', sa che nei viaggi precedenti ho utilizzato un sistema di bikepacking, ovvero di borse collegate direttamente al telaio senza portapacchi. Per questo mini giro di 6 giorni ho voluto sperimentare un ibrido tra bikepacking, che è quello che utilizzavo prima, e borse da cicloturismo classico con portapacchi anteriore. Ma vi racconto innanzitutto quali borse ho utilizzato e dopo passiamo al contenuto. Cominciando dalle borse da bikepacking, posso dirvi che ho utilizzato una half frame di Kicking Donkey fatta su misura sul mio telaio ormai dal 2019 che la utilizzo, molto comoda, robusta, infatti come vedete è già bella consumata e usurata. Kicking Donkey è una ditta italiana, vi posso lasciare un video qua di Pietro Francese dove ne ha parlato molto dettagliatamente. E questa è la prima da bikepacking e la togliamo. Seconda borsa importante da bikepacking che ho utilizzato, una sottosella della Lixada, molto economica, super impermeabile ma piccolina da 10 litri ed è questa qua. Avevo anche una piccola top tube zipper della Crosso, ditta polacca, molto comoda sopra al tubo orizzontale del telaio della bicicletta. Ma passiamo infine alle borse da cicloturismo classico, che sono quelle che ho appena comprato per i futuri viaggi, ovvero due borse anteriori, sempre della Crosso, sempre della ditta polacca del Top Tube. Sono due borse da 30 litri in cordura, per ora si sono dimostrate molto robuste e stabili sul mio portapacchi anteriore, che è un Tubus della Tara, e le togliamo anche questa. A manubrio ho utilizzato una borsa da 8,8 litri della ditta tedesca MSX, modello CLS55X2 mi pare, ma vi lascio i link in descrizione di tutte le borse che ho utilizzato. È molto più piccola rispetto a quella da bikepacking della Kicking Donkey che usavo l'anno scorso, ma con un assetto diverso così sono riuscito a sfruttare gli spazi e adesso vi spiegherò come e cosa ho messo dentro le borse. Ma prima di passare a farvi vedere il contenuto delle borse, vorrei farvi una piccola precisazione. Chi mi conosce sa che sono un po' maniaco, un po' fissato sull'organizzazione, quindi non ridete se utilizzo borse e sacchetti dentro i sacchetti, ma mi piace avere le cose organizzate e sapere sempre dove sono e poterle tirar fuori senza disfare ogni volta tutta la borsa. Ma alla fine sono comunque una brava persona, sembro un po' maniaco, ma sono una brava persona, credetemi, fidatevi di me. Allora, comincerei con tutto quello che è casa, ovvero quello che tengo nella borsa della Crosso, modello Twist in cordura. La tengo all'anteriore sinistro, sul portapacchi Tara della Tubus, e come vi dicevo contiene quasi tutto ciò che è la casa. Andiamo ad aprirla. Come vi dicevo, i miei pacchetti nei pacchetti. A portata di mano ho subito un pacchetto che contiene il primo cambio, quello che se sono troppo sudato cosa mi do una sciacquata e mi metto subito la maglietta che poi utilizzo per dormire. In questo caso mi sono portata una maglietta manica lunga visto che non doveva fare eccessivamente caldo, un boxer in microfibra e un pantalone felpato perché appunto il periodo non era dei più caldi, anche se ho una cosa da raccontarvi, un aneddoto di una cavolata che ho fatto che chi ha già visto il video che vi linko adesso qua dovrebbe sapere e chi non l'ha visto è una brutta persona, ricordatevelo. Perciò avevo un pantalone felpato e questa è la prima borsa. Poi
Cuscino 3 della Decathlon, abbastanza economico, non super leggero, ma comunque, come potete vedere, piccolino e comodo da portarsi dietro. Una delle cose più importanti, la tenda, una Naturhike Munger due posti, senza la paleria. Come vedete, non ha la paleria all'interno, perché vi farò vedere dove tengo la paleria, che è leggermente più lunga del sacchetto, e così riesco a far stare le cose in maniera molto più comoda. Sapete poi benissimo che il riposo è la parte più importante di un cicloviaggio, e per dormire infatti ho un materassino della Sea-to Summit Ether XT Ultralight con coefficiente R, che è il coefficiente di isolamento dal terreno, di isolamento dall'umidità, dal freddo che proviene dal terreno. Questo ha un coefficiente di 3,2, che è già buono. Da gonfio ha uno spessore di 10 cm, che è uno dei più spessi dei materassini versione ultralight. Come vedete, anche questo molto piccolo, una volta chiuso nel suo sacchetto, con anche la sacca di gonfiaggio già all'interno. Ultimo oggetto contenuto dentro la borsa anteriore sinistra è il sacco letto, e come vi dicevo, la cazzata che ho fatto nella pianificazione delle borse è stata appunto di non portarmi il sacco a pelo, proprio perché la settimana precedente alla mia partenza, la notte, le temperature non sono mai scese sotto i 14 gradi. 14 gradi mi basta questo sacco letto, che è comunque un sacco letto leggermente termico della Sea-to Summit, è il Reactor Extreme. Ho deciso di portare questo proprio per il suo minimo ingombro, la sua leggerezza. Il problema è che in quei giorni la temperatura non è rimasta a 14 gradi come era in partenza, ma è scesa anche a 6 gradi, e quindi con questo qua ho leggermente patito il freddo. Ma queste sono cazzate che si pagano, e quindi è andata bene così. Questo è tutto per la parte casa della borsa anteriore sinistra, e passiamo alla prossima. Borsa anteriore destra, sempre Crosso, sempre Twist, sempre la 30 litri totale, quindi 15 litri. Qui dentro tengo le cose dei cambi o cose che voglio mettere al volo, tipo la felpina se dovesse alzarsi un po' di vento, che per non dover aprire quella dove tengo tutti i vestiti. In più tutta la parte di cucina e cibo. Adesso ve le faccio vedere. Come vi dicevo, ho portato in mano una felpina leggera Decathlon, che mi serve proprio appunto quando si alza un po' di vento, o se devo fare un po' di discesa, o così, per emergenza, o se pedalo con un po' d'aria. Ho ovviamente in alto, molto comodi da prendere, i due beauty con lo spazzolino, le cose per lavarmi e, importanti, le medicine. Sì, lo so, questi qua non sono beauty, sono degli astucci di scuola, ma sono comodi, piccoli, una volta che li chiudi sono comodi da mettere nelle borse, quindi io uso gli astucci, sì, uso gli astucci. Un asciugamanino veloce per tamponarsi, per asciugarsi quando si va alle fontanelle, sempre in alto, così comodo da prendere. Altri due oggetti molto importanti da tenere in alto nelle borse a portata di mano sono i due antipioggia e antivento, pantaloni e giacchetta, che si spera sempre di non dover utilizzare, ma purtroppo ogni tanto si utilizzano. Soprattutto la giacchetta, magari, come dicevo prima, per non mettere la felpa in discesa, quando si è sudati, quando si fanno le discese. Un antivento fa sempre bene per non prendere aria mentre si è sudati, marci sul petto. Passiamo poi alla parte inferiore della borsa, dove tengo tutta la roba per cucinare e mangiare. Ho un sacchetto separato dal resto, perché questo contiene tutto quello che sono le mie scorte di cibo o provviste varie. Perché lo metto in un sacchetto separato dalle altre cose? A parte che dovrebbe essere una dry bag molto più comoda, ma in questo momento non l'ho trovata, quindi vi faccio vedere questo sacchetto qua. Lo tengo in un sacchetto separato, comodo da sfilare, perché la notte è sempre bene tenere il cibo fuori dalla tenda, non metterlo nella tenda, perché le bestie che girano nei boschi quando facciamo bivacco libero
tendono a cercare il cibo, non vengono di certo a cercare noi come persona, quindi se l'uomo si mette fuori, tendenzialmente loro non vengono neanche ad avvicinarsi alla tenda. Si mette fuori, si appende ad un albero e lo si lascia lì e lo si recupera la mattina. Questo è perché tengo le cose separate. Qui all'interno tengo un po' di pasta, del sugo, del pane, qualche brioche per la colazione e via, è quello che mi compro negli alimentari durante la giornata. Ovviamente se si vuole mangiare bisogna avere anche un fornelletto. Io ho questo qua molto economico ma comodissimo, fornelletto a gas finché rimango nelle zone dove si trovano tranquillamente le bombole. È il mio fornelletto. Ultimo pacchetto di questa borsa è quello che contiene la bombola di gas. In questo caso è una bombola della Decathlon classicissima per il fornelletto visto prima, e le gavette in titanio molto leggere con il pentolino da mezzo litro che funziona anche da coperchio per cuocere le cose in contemporanea sopra e sotto. Un tagliere che mi sono sagomato io, è una roba da cinesi che mi sono sagomato per poterlo ritirare all'interno in un buono spazio per le borse. All'interno un altro contenitore con la gavettina per la colazione, per bere, col coperchio per poter far bollire l'acqua per il tè. Infatti all'interno ho un pacchettino con qualche bustina di tè che mi porto sempre dietro per le colazioni. Un'altra bustina. Come vi dicevo, ho bustine nelle bustine nelle bustine, quindi una bustina contenente un po' di sale per cucinare, per condire l'insalata, e un'altra invece contenente un pochino d'olio, sempre utile per condire, fare soffritti e via. Ci metterò un'ora poi a ritirare di nuovo tutto. Per adesso le mettiamo così, eh? Passiamo alla borsa manubrio. Se le due borse che abbiamo appena visto della Cross sono quelle che contengono i prodotti col valore maggiore riferito al ciclo viaggio, ovvero la casa, il cibo e lo star bene nell'immediato, questa è quella che contiene i prodotti col valore economico più alto. Perché? Perché questa è una borsa con sgancio rapido che è molto comoda e veloce da togliere, in modo che durante le mie soste, magari in un mini market o quando devo entrare in un negozio o comunque devo lasciare la bicicletta incustodita per qualche tempo, riesco a sganciare questa borsa e mi porto via la Sony RX Mark 100, che è quella che sta registrando questo video in questo momento, che è sempre qua dentro, la GoPro Hero 8, che è quella che sta registrando da questo lato questo video, e altre cose come due power bank della Anker, uno da 20.000 mAh, uno da 16.000 mAh, uno con sempre i cavi a portata di mano per poter caricare le cose al volo quando mi serve, e qua nella taschina superiore tengo, sì, avete ragione, nel sacchetto come vi dicevo prima, ma i sacchetti comunque aiutano sempre a non far arrivare un umido e pioggia anche se le borse sono impermeabili. Comunque vi dicevo, un caricabatteria da muro con 6 prese USB, 2 a carica rapida e 4 classiche, e un sacchettino, un pacchettino con un po' di cavi USB-C e USB classici, i caricabatterie della GoPro e della Sony RX e basta. Quindi, come vi dicevo, quando arrivo in qualche posto sgancio la borsa, vi metto la tracolla e me la porto via, così
almeno le cose di alto valore economico me le porto via, anche se solitamente nessuno tocca niente, però sempre meglio essere cauti e cercare di non farsi portare via le cose. Ci metterò una vita poi a ritirare di nuovo tutto. Grosso top tube. È una borsa piccolina ma molto molto utile, perché rimanendo proprio a portata di mano ci si mettono cosa? Si mette, almeno io cosa metto? Le cose che appunto mi servono a portata di mano. Ecco. A partire da posate pieghevoli, apri bottiglie e cava tappi, un coltellino svizzero con un milione di funzioni, da Drogon, Victorinox, qualche snack, sali minerali da mettere nella borraccia, altri snack, fazzoletti che servono sempre comodi a portata di mano e basta. Però è molto comoda perché mentre pedali puoi prendere direttamente da qua. Borsa a telaio. In questa qua ho due tasche, sinistra e destra. La sinistra è quella più piccolina, dove tengo a portata di mano il telefono, che è facile da tirar fuori in questo modo. Così ho sempre il telefono a portata di mano. Il portafogli, che anche questo è facile da tirare fuori e portarsi via quando ci si ferma da qualche parte. Un pacchetto con mascherine che ormai servono sempre, si perdono, si sporcano, quindi mascherine anti-covid bisogna sempre averle dietro. Da questo lato, nella tasca grossa, ho finalmente la paleria della tenda, che sta proprio di misura, come avete visto, dentro la borsa. Un'altra mascherina, una luce frontale per quando si arriva la sera e si deve montare la tenda magari con un po' di buio, quindi una pila frontale nel solito sacchetto, come vi ho detto ormai sapete che tengo tutti i sacchetti, ma visto che questa qui non è totalmente impermeabile, la luce almeno così, se dovesse piovere, non si bagna. Dei fazzoletti inumiditi, di quelli per darsi una sciacquata, una rinfrescata, che tornano sempre utili. C'è una barretta sparsa che non so cosa ci faccia qui, ma rimane qui. 4-5 raggi di scorta, sempre utili, perché quando si caricano troppo le borse sulla bicicletta, il peso, magari buche, si rischia sempre di spaccare qualche raggio, quindi raggi di scorta e qualche fascetta lunga che serve sempre per legare qualcosa, sempre utile. Un nastro adesivo da elettricista, due camere d'aria nuove di scorta per le forature, tutto ciò che è riguardante la riparazione della bicicletta è nel portaborraccia, nel finto portaborraccia che vedete, ve lo indico in questa foto che metto da qualche parte, non lo so, vi faccio comparire una foto e vi faccio vedere quel portaborraccia che l'ho lasciato giù in garage, quindi non ve lo faccio vedere in questo momento. Altri fazzoletti, un elastico e niente di più, cose che utili e basta. Questo è quanto ho in questa borsa. In più c'è sempre un po' di spazio per poter infilare qualcosa al volo mentre si va, quando ci si ferma si prende un panino, ci sta sempre un panino qua dentro. Spazio per i panini e per mangiare si trova sempre in qualsiasi borsa. Ed infine ecco l'ultima borsa che vi voglio far vedere, quella sottosella, quella che contiene quasi tutti i miei vestiti ed è quella per la quale mi prenderete in giro per la mia mania matrioska, ovvero sacchetti nei sacchetti nelle borse dei sacchetti. Quindi vediamo il contenuto. Innanzitutto fuori tengo sempre le mie bretelle catarifrangenti, che sono sempre utili per la sicurezza, le tengo qui che già viaggiando comunque mi danno un po' di visibilità e le indosso quando passo dei tunnel, delle gallerie o comunque
quando inizia ad imbrunire, dove di solito io comunque cerco di non pedalare, ma se dovessi pedalare all'imbrunire, le bretelle le indosso in modo da avere più visibilità, perché la sicurezza viene sempre prima di tutto. Quindi ho le mie belle bretelline che posso sfilare comodamente e indossare, quindi bretelle per la sicurezza. Le ciabatte legate fuori per doccia, per quando si arriva la sera che ci si vuole togliere le scarpe, è la prima cosa che faccio di solito. Io mi tolgo le scarpe perché dopo una giornata di pedalate è bello liberare i piedi, e quindi, come dice il buon Pietro Francese, la ciabatta è sintomo di bikepacking, di cicloviaggio. La ciabatta è sempre utile, è sempre a portata di mano, mi raccomando. Ma è giunto il momento di farvi vedere il vero effetto matriosco, ovvero i sacchetti nei sacchetti. Vediamo la borsa. Primo sacchetto, mi siedo. Nel primo sacchetto ci sono tutti i vestiti di scorta per pedalare. Ovviamente addosso avrò i miei indumenti da ciclismo che uso pedalando, ma nella borsa ho almeno un cambio totale, ovvero un boxer con fondello. E vi dico che ultimamente sto cercando di pedalare senza fondello, sto andando bene con solo i boxer, mi sto abituando così, ma il fondello ce l'ho sempre perché è utile. Un cappellino di scorta, una fascia simi buff, i guanti, un paio di calze di scorta, una maglietta sintetica che si asciuga facilmente, velocemente pedalando, e un paio di pantaloncini tipo da trekking della Decathlon, economici, con i quali io mi trovo comunque sempre molto molto bene. E questo è uno. Seconda borsa, perché come vi ho detto mi piace tenere le cose separate, così quando sfilo, se devo prendere solo la roba da ciclismo e qua, non devo sempre tirare fuori tutto quanto, ma se tiro fuori le borse sono tutte fatte, posso rifilarle velocemente senza aprire ogni volta. In questa qua ho un cambio civile, lo chiamo civile perché è quello che uso magari eventualmente per la sera, se mi fermo a mangiare da qualche parte o se mi fermo in un ostello, mi cambio, perciò un pantalone e una maglietta manica lunga, normalissimi, senza tanti fronzoli, abbastanza leggeri. Ennesima borsa, che contiene solamente un pile, che in questo viaggio ho usato anche per la notte, come vi dicevo prima, non avevo un sacco a pelo, quindi faceva molto freddo, quindi il pile che di solito uso per la sera, per stare un po' fuori dalla tenda, l'ho usato anche per dormire. E ultimo, un pacchettino piccolissimo che contiene l'intimo, ovvero boxer microfibra di ricambio e calze civili, perché le calze per andare in bicicletta le avevo nell'altro pacchetto. E anche questa borsa è finita. Molto bene ragazzi, con quest'ultima borsa credo di avervi fatto vedere tutto quello che io mi porto durante un cicloviaggio. Questo è stato di soli 6 giorni, ma anche fosse stato di 2 settimane o qualcosa di più, non credo che avrei portato tante cose di più, anche perché già così avete visto di cose me ne porto, forse anche in più di quelle che mi servono, a parte sacco a pelo, perché quello sapete che ho fatto la cazzata, non imitatemi, non fatelo a casa. E comunque, come vi dicevo, non ci si porta tante cose in più, anche perché la sera si preferisce dare una sciacquata a quello che si è usato durante il giorno, in modo che durante la notte si asciughi, essendo quasi tutta roba sintetica, al mattino ce la si rimette addosso e si ha sempre almeno un cambio pulito nelle borse. Ok, mi sa che questo video è durato già fin troppo, perciò non mi resta che salutarvi e soprattutto spegnere tutto e mettere in ordine il caos che ho creato qua intorno a me, che voi non vedete, ma sappiate che tutto quello che ho tirato fuori dalle borse è sparpagliato qua intorno a me, quindi dovrò fare ordine prima di montare il video. Quindi ragazzi, mettetevi una mano sulla coscienza, perché io ho fatto le borse come se dovessi partire per un cicloviaggio senza dover partire, ma solo per fare questo video. Quindi se non mettete un like e non vi iscrivete al mio canale, siete delle brutte persone e io ci rimarrò molto male. Vi prego. Al prossimo video ragazzi, ciao. We'll be right back.
sbagliato tutto. I miei bagagli per il ciclo viaggio. Partendo dalla ma passiamo infine alle borse del cicloturismo classico che ho usato per i prossimi viaggi futuri. Passiamo infine alle borse del cicloturismo classico, che è una comunque vi lascio in descrizione tutti i link ai prodotti che vi parlo. Ho utilizzato una Manu in culo. Le cose cambiano, ma molto. Porca puttana. Perché non mi viene una frase? Roba sintetica si asciuga in fretta, quindi al mattino vi avrei po. Poi esserete del po. Vabbè.